cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo per una puntata lampo con un'ipotesi quasi leggendaria che risale al tempo della glaciazione. Parleremo del Parnassio, una farfalla da veri naturalisti. Anche un insetto può insegnarci che qualunque menomazione si può superare. Sigla! Il Parnassio della famiglia dei Papilionidi è un genere di lepidotteri diurni, cioè farfalle, molto considerato dagli studiosi. Il nome Parnassio deriva dal greco Parnassos, del Parnaso, un monte della Grecia centrale consacrato al dio Apollo e alle nove muse. Ecco perché la principale specie di tutta la famiglia prende il nome da Apollo, il mitico dio della bellezza. Le piccole diversità tra i Parnassio sono tantissime, fanno impazzire gli studiosi. Le specie del mondo sono 43, in Italia sono 3. Parnassio Apollo, Parnassio Mnemosine e Parnassio Febo. Ma esistono centinaia di sottospecie, tra cui la Parnassius Mnemosine Guccini, dedicata al famoso cantautore di Modena. Vediamo le somiglianze e le piccole varianti di alcune specie non italiane. Ecco Parnassius Glacialis del Giappone, le Paphus Abruptus del Nepal, l'Eversmanni della Russia e l'Ardiki dell'Iran. Poi il Parnassius Imperator della Cina, lo Yaquemonti dell'India e la Mal Araya del Tibet. E anche il Parnassius Normanni del Caucaso. Sono specie acclimatate a zone fredde e all'altitudine. I loro ambiti lo dimostrano e non potrebbero vivere altrove. Sono i prati alpini, ricchi di fiori, le ripide discese sul lato soleggiato delle montagne, luoghi difficili per i loro predatori, i ghiaioni che si scaldano e cedono lentamente calore, e ancor più le basi di calcare che il sole rende come calde buiotte notturne. Il Parnassio più raro si trova sulle montagne dell'Afghanistan, a 3000 metri. È il Parnassius autocrator. Anche la sua pianta nutrice è una rara papaveracea. Ma vediamo ora le nostre tre belle specie. Cominciamo dal Parnassius Apollo. È una bella pianta nutrice, la borraccina maggiore. Lui sembra appariscente, ma tutto quel bianco resta poco visibile nella luce abbagliante delle montagne dove vive. I contrassegni rotondi, come piccoli occhi rossi, creano confusione ai predatori. Nei mimetismi questa forma è quella che spaventa di più. Lassù, tra i 1000 e i 2400 metri, su tutte le montagne d'Europa fino ai paesi nordici e parte dell'Asia, riesce a sopravvivere, nonostante le basse temperature. Giocano alcuni fattori fin dallo stadio di larva: la pianta nutrice, la borraccina maggiore, una crassulacea contenente sostanze che favoriscono la resistenza al freddo, il nero, attrattivo dei raggi solari, che il bruco sfoggia, e la sostanza cerosa sul bozzolo che protegge la crisalide, quasi come una struttura di falina, cioè notturna. Anche le uova si acclimatano, con la deposizione che può avvenire d'inverno, negli stessi luoghi dove vegeta e fiorisce la pianta nutrice. Delle ali abbastanza grandi, fino a 8 cm di apertura, può lasciare perplessi la scarsità di scaglie, cioè di polverina. Come qualcuno saprà, si tratta dei loro pannelli solari per dare energia nel volo. Oltre al nettare, sono l'unica benzina per volare. Ma la natura ha reso invalido il Parnassius? Per dare una risposta un po' più suggestiva, immaginiamo di essere nell'ultimo periodo glaciale, terminato 10.000 anni fa e durato 600.000 anni. Gli insetti sono amanti del caldo e adattarsi al gelo fu causa di molte estinzioni. Ma i venti furono anche peggio, quando nelle oscillazioni del clima spazzarono via tutti gli insetti volanti. I Parnassio con le ali trasparenti o poco polverose sono quelli rimasti da allora, con una selezione provvidenziale, dove chi stenta a volare resta giù, protetto dalle erbe o nei buchi. Oggi rimangono quelle farfalle un po' svolazzanti, come falene, che prendi quasi con le mani e che per questo sono protette dalla legge. Il Parnassio Mnemosine ha un bruco che si nutre della colombina solida, una papaveracea. Farfalla più piccola dell'Apollo, al massimo di 6 cm, non presenta del rosso e la femmina, che è un po' più grande del maschio, ha del giallo sull'addome. I maschi di tutti i Parnassio, appena accoppiati, incollano una specie di segnalino nell'addome della femmina, lo sfragis, così da non renderla più attrattiva per gli altri maschi. Il suo nome deriva dal greco Mnemosine, personaggio della mitologia greca, figlia di Urano il cielo,
ed Igea la terra. Era la dea della memoria. Inutile dire che le sue sottospecie sono tantissime. Anche la sua larva è nera e la pianta di cui si nutre è molto velenosa. La rende tossica ai predatori. I Parnassio di predatori ne hanno molti, a cominciare dagli uccelli insettivori, il fringuello alpino, proprio di quei luoghi, e la lucertola degli arbusti, che fa stragi di farfalle, come fa suo cugino, il ramarro, velocissimo, infallibile. La mantide, immobile, mimetica, sembra comparire dal nulla. Il rospo ha una lingua scattante, a laccio. Il cobro di riccioli è sempre in agguato e sa aspettare. C'è poi il calabrone che le insegue ed è difficile sfuggirgli. A Cipicchia ci sono anche tante ragnatele stese tra i sentieri, come quella del ragno lobato. Il terzo Parnassio italiano è il Parnassio febo. La sua pianta nutrice è la sassifraga gialla, specie che vegeta sempre soltanto sulle montagne. È una farfalla molto localizzata. Il nome Phoebus deriva dal greco phoibos, splendente, luminoso, puro, con riferimento sempre ad Apollo. In questa specie ritorna il rosso, ma con caratteri un po' diversi dal Parnassio più grande. Intanto arriva al massimo a 6,5 cm e le macchie rosse sono molto più piccole, come quelle nere sono posizionate in altro modo. Sulle ali in alto, ad esempio, ci sono due piccole macchie rosse. Le uova vengono deposte persino a terra, dove si presume nascerà la pianta nutrice. Naturalmente anche questa specie è presente in innumerevoli sottospecie. Uno studio approfondito di tutte le varianti del Parnassio risulta davvero irraggiungibile. Cari amici curiosi della natura, ogni mutazione delle specie è sempre un segno di difficoltà, a cui è seguito un adattamento. Iscrivetevi e avrete un quadro sempre più ampio del nostro pianeta. Cliccate sulla campanella e riceverete un avviso ad ogni puntata. Vi ringrazio tanto. Ciao!